Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove vi dirò quello che ne penso di Transformers Il Risveglio. Allora, questo film, all'inizio con una parte senza spoiler e poi una parte con lo spoiler, perché ormai il film è uscito da un po', io l'ho visto pure 3 volte, quindi lo spoiler per me ormai è andato, però per chi non l'avesse visto, in breve, questo film parla dei robottoni che si trasformano, vengono sulla Terra, devono combattere contro i cattivi, non vi dico se vincono o perdono, in sostanza è questo, e poi fanno amicizia con qualche umano, però per me quelle sono cose di contorno, io voglio i robottoni. Quindi, come film è piacevole da guardare, la trama non è stupida, cioè hanno creato delle cose intelligenti, anche se riprendono un bel po' di cose da qualche film precedente, fanno tipo un miscuglio strano, anzi in realtà ripensarci proprio, sono tutte cose, ci sono proprio pezzi di tutti i film messi insieme. Però alla fine esce una cosa carina, i combattimenti ci stanno, non hanno delle trovate eccezionali, ma comunque si capiscono tutte le sequenze di azione. Quindi sì, per me è un film consigliabile, soprattutto se non siete fan, perché se siete fan c'è qualcosa che vi può far storgere il naso, che dirò dopo. Quindi secondo me è un film molto, molto bello da guardare, che va via tranquillo perché dura solo 2 ore, mi sembra, quindi non è neanche pesante, da 2 ore e mezza, 2 ore e mezza e passa. È un film leggero, godibile, che è tranquillissimo da vedere. Come voto gli darei un 7 io. Un 7, dai. Quindi questo è quello che ho da dire sulle sequenze, sulla parte senza spoiler. Quindi è un film godibile, con delle belle scene d'azione, con la caratteristica di Transformers che vengono resi bene, dai. Qualcuno si è più lamentato di alcuni pezzi della CGI, io sinceramente sono stato talmente preso dal film tutte le volte che l'ho visto, anche quando cercavo i dettagli, che va lì ad analizzare occhio per occhio, vedendolo al cinema è difficile, magari già in streaming quando uscirà è più fattibile, però vedendolo al cinema io non ho visto niente di che, cioè ci sono film molto peggiori e mi sono costati anche molto di più. Quindi comunque, questo è quello che ne penso senza spoiler, e invece, entrando più nello specifico, parto da subito, quindi se non l'avete visto andatevene, mettete mi piace, ditemi se lo volete vedere, commentate, però adesso ti do le cose in uno spoiler. Allora, da fan, io sono rimasto un po' deluso da questo film. Innanzitutto perché i Transformers vengono resi bene, sì, però mancano delle cose, manca un po' di epicità, manca quel tocco. Non lo so, però non mi sembrano, come dire, non vengo, sarà che sono anche più piccoli rispetto ai film precedenti, proprio come stazza generale, quindi è una cosa più piccola e meno epica, però secondo me non è per questo, cioè secondo me proprio non vengono resi per quanto sono grandi e robottosi. È un peccato, perché comunque si vede che è stato tagliato il film, secondo me, perché molte volte, cioè, tipo il robot che parla, finisce di parlare e non è che me lo fanno guardare per bene, perché comunque è il robottone, cavolo, voglio vederlo sto robottone, no? No, tagliano subito, questa cosa mi ha dato fastidio, perché, cavolo, voglio vederlo per bene. E invece no, e questa cosa mi ha dato fastidio. Poi, parlando più nello specifico di alcune cose, il film inizia con i Maximals, ovvero quegli animaleschi, che nella trama, se ci fossero stati o non ci fossero stati, sarebbe cambiato poco niente. In realtà, allora, sarebbe cambiato qualcosina, però quelli principali sono 2, Optimus Primal e Airazor. E a parte loro 2, direi che è inutile. Sì, giusto, c'è Ape-Link all'inizio, però muore subito. E quindi, comunque, in sostanza, c'è questo pianeta di Maximals, appunto, di robottoni animaleschi, che se chiedete a me, no, potevano fare di tipo, non lo so, c'è molto dietro di Maximals in realtà. Però comunque, riassumendo la trama in breve, il cattivone in pianeta cattivo manda il suo araldo stile Silver Surfer e Galactus, però in questo caso è Scourge e ha qualche scorpione animale, comunque c'è i suoi sgherri, c'è i suoi robottoni sgherri, è senza personalità anonimi, quindi va bene, Scourge invece ha personalità a carattere, più o meno. Comunque, Scourge arriva su questo pianeta, gli serve la chiave della trascurvatura per far spostare il suo grandissimo padrone più velocemente, se non muore di fame, da un pianeta all'altro. E perché questo pianetone cattivo mangia pianeti per sopravvivere, quindi lui, poverino, vuole solo mangiare.
come se un piatto di pasta si lamenterebbe che deve essere mangiato, più o meno, perché la pasta non è senziente. So, vabbè, nel senso, avete capito? E lui arriva su questo pianeta che vuole prendere la chiave transcurvatura. Quelli, i Maximals, che hanno questa chiave transcurvatura, la vogliono proteggere, giustamente, per non creare una minaccia per tutta la vita nell'universo. Eplink, che è capo di questi Maximals, si sacrifica per far scappare gli altri Maximals, e così ci spostiamo sulla Terra, dove viene introdotto Noah Diaz, mi sembra, sì, mi sembra che sia Diaz il cognome, comunque sì, Noah Diaz, che si prende cura in una famiglia un po' povera, e si deve prendere cura del suo fratellino, che ha una brutta malattia, quindi deve pagare le cure, non può pagare le cure perché è povero, cerca di fare un colloquio di lavoro, non gli fanno fare il colloquio di lavoro perché lui era nell'esercito, ma è stato cacciato perché gli diceva altre cose per la testa, che stava giusto al fratellino a casa che stava male, quindi si trova in questo limbo che non riesce ad avere un lavoro per questi motivi, e che sono gli stessi motivi per cui lui cerca un lavoro principalmente, quindi che culo. Quindi grazie a un suo amico organizzano un colpo, tra virgolette, deve rubare una macchina, quella macchina casualmente è un Transformers, va bene. Vabbè, però così, nel mentre, in realtà, mentre conosciamo anche questo protagonista che è Noah, conosciamo anche Elena, che è un'archeologa, lei è la classica studiosa che è bravissima, ma il capo non la caga di striscio e si prende tutti i meriti. Comunque, vede che c'è un artefatto, una cosa antica, strana, la vuole analizzare, però non può perché è sfigata. Quindi, quando sono di notte, lei lo analizza, peccato che... Mentre lo analizza, questo vabbè, se avete visto il film, la statua a forma di falco si sgretola e vede questo cristallo che manda una scia di luce nell'aria, ma lei non la vede perché giustamente non è una frequenza che non possiamo vedere con i nostri occhi. Quindi mi ha dato una spiegazione bellissima, questa cosa mi è piaciuta molto. Contemporaneamente, mentre viene lanciata questa luce nel cielo, il nostro Noah sta rubando la macchina che in realtà è Mirage. Quindi anche tutti gli Autobot vedono questa scia di luce nel cielo, cioè Optimus che chiama tutti gli Autobot, e quindi Mirage alla radio fa sentire quello che Optimus l'ha chiamato, giustamente quando Noah lo sta rubando, e quindi parte l'inseguimento, un inseguimento che è un po' particolare perché Mirage credo abbia provocato qualche incidente mortale, questa cosa non è molto da buono. Ma sovremo su questo perché usa gli ologrammi ed è fighissimo da vedere. Quindi va bene, sorvoliamo su questa cosa qua. Facciamo finta che si sono salvati tutti e lui aveva calcolato tutto. Facciamo finta. Quindi poi Mirage si presenta a Noah. C'è una scena. È divertente quando si presenta a Noah perché chi sei? Un robot. Non mi ricordo cosa dice. Comunque Mirage spiega che no, sono un alieno. Non come T, tipo ET, però non come T. Poi arrivano tutti gli Autobot, che in questo caso sono Bumblebee, RC e Optimus. Qui vediamo un Optimus molto contrariato perché vuole stare nascosto, non si vede gli umani, però Mirage ha il piano di prendere l'artefatto che serve, che Optimus scopre, sa che serve per tornare su Cybertron, perché loro sono bloccati lì perché a quanto pare la Terra doveva essere un pit stop, però hanno finito la benzina e l'energon, non si sa, e quindi sono bloccati per la Terra. Quindi vanno al museo per cercare di prendere la chiave transcurvatura, però giustamente sono robottoni, non entrano nella porta del museo, così Mirage pensa, facciamo andare Noah, dopo lui mi potrà vendere, anche se poi diventa una truffa, se poi lui se ne scappa, però vabbè, dettagli, almeno lui ci guadagna qualcosina, lo convince così lo vende i soldi per curare il fratellino, quindi Noah va dentro al museo, capite, scena bellissima perché Mirage giustamente è stato inseguito dalla polizia, no, gliel'ha fatto notare, allora si trasforma in camion dei rifiuti. Ho sentito gente che si è lamentata che come fa una macchina a diventare un camion dei rifiuti, ma scusate, lui ha usato prima gli ologrammi, non c'è bisogno che ve lo mettono in scena che diventa camion dei rifiuti anche grazie ai suoi ologrammi, no? Cioè, non è che dovevano spiegarci tutto, cioè sarebbe stata fighissima come scena, però a quanto pare l'hanno tagliata, però si capisce comunque, dai, cioè non è che uno dice si trasforma agli ologrammi o sarà agli ologrammi, secondo me è scontato. Avessero fatto vedere meglio perché comunque sarebbe stato bello, però dai, si capisce, secondo me si capisce. Comunque, sono al museo, incontra Elena con questa cosa, peccato che mentre sono al museo i cattivi, che sono i Terrorcons, attaccano il museo, quindi poi battagliano tra gli Autobot e i Terrorcons,
che è il teatro con Sir Scrooge, che è figo, è caratterizzato, gli altri due suoi compari, un pochino intelligenti, non bestie senza intelligenza, sono intelligenti ma anonimi, fighissimi da vedere, soprattutto Buttercup, però sono anonimi. Soprattutto Nightbird, secondo me non è resa benissimo, anzi, è resa piuttosto maluccio. Però vabbè, comunque loro in questo momento sono invincibili, non gli fa niente. E Bumblebee in questo caso viene muore, tra virgolette, cioè sembra morto, però se uno ci fa caso, hanno aggiunto questo, cioè hanno fatto apposta chi ha fatto questa cosa, però si vede che Scrooge invece di sparare gli assorbe tipo l'energia, perché invece di avere il raggio rosso c'è un raggio blu, quindi assorbe l'energia, quindi c'è Bumblebee che va in stasi tipo, quindi poi Optimus, se dispiace, oltretutto prendo anche la chiave trascurvatura. E gli Autobot che stanno venendo maciullati vengono salvati da Airazor, che è questo Maximals che si trasforma in falco, anzi questo Maximals che ha forma di falco perché durante il film non si trasformerà mai, e quindi li salva tra virgolette. Quindi Scrooge dice: sentite, noi abbiamo quello che cercavamo, andiamocene, poi chi se ne frega, ci penserà Unicron. Peccato che quando si contatta con Unicron di fronte a questo piccolo particolare che è la chiave, è metà della chiave che aveva visto prima. Quindi lo cazzia per bene, tipo come faceva con Galvatron nel film dell'86, e quindi se non c'è la seconda parte della chiave. Adesso questa cosa della seconda parte della chiave la spiega gli Autobot, e gli Autobot non sanno dove trovarla, però c'è Elena che è studiosa e ha capito tramite tramite gli studi che ha fatto nel mentre che l'altra parte della chiave è in Perù. Quindi vanno tutti in Perù, i Terrorcon seguono gli Autobot e vanno in Perù con questo robot dal design fighissimo, secondo me, a parte per i baffi, perché devi mettere i baffi a un robot, perché è bellissimo come modello robot, come modello un po' di meno, però come modello robot a me piace un sacco. Peccato che dica due frasi. Dice ciao a tutti, si chiama... l'aereo si chiama Stratosphere, detto però Frank Matano, ma dice due frasi in croce. Per fortuna, perché il doppiatore è Frank Matano. Frank, per favore, fa il comico, non il doppiatore, per favore. Comunque, il design è fighissimo, però ha i baffi ed è, non fa niente. Comunque, questo lui che trasforma in aereo ed è veramente grande rispetto agli altri Autobot, e per questo è anche figo. Comunque, li porta in Perù, e in Perù se trovano l'altra parte della chiave, che è in una catacomba, e... poi c'è i Terrorcon, hanno scritto gli Autobot, quindi si scontrano con loro. Durante questo scontro, Airazor viene infettata da Scourge. Gli Autobot e gli umani trovano gli altri Maximals, che c'è, quindi trovano Optimus Primal, che è un gorilla, Rhinox, che è un rinoceronte, e Cheetor, che è un ghepardo. E lì gli spiegano che loro in realtà vivono con gli umani da un bel po', hanno questo rapporto di fiducia con gli umani, gli hanno affidato la chiave, quindi prendono la chiave. C'è Noah che vuole distruggere la chiave perché dice: senti, se distruggo l'altra metà non nessuno rompe le palle alla Terra, quindi è una cosa intelligente. E comunque durante questa seconda battaglia i Terrorcon sembrano indistruttibili, tra virgolette, e non battono gli Autobot solo perché Airazor si mette in mezzo e permette di far scappare gli Autobot. Gli Autobot capiscono, iniziano a capire che ci bisogna di più collaborazione tra gli umani. Ah, intanto qui Optimus Primal fa appoggiare Bumblebee su una lastra di Energon grezzo, che però non si può attivare perché sarebbe una grande fonte di energia per farla attivare, tipo accendino con la benzina. Però questa enorme fonte di energia non c'è ancora. Poi oltretutto qui in Perù incontrano Wheeljack, che non fa niente in questo film oltre ad essere imbarazzante e non essere Wheeljack. Chiamalo con un altro nome, non chiamarlo Wheeljack, perché se l'avessi chiamato con un altro nome era bello, visto che l'ha chiamato Wheeljack non è bello, solo per questo non è bello, se non sarebbe stato bello. Quindi poi passa la notte, intanto Rezzo che era stata corrotta da Scrooge grazie al suo proiettile strano, viene presa, Scrooge prende il suo controllo, e quindi c'è un inizio di battaglia dove i Terrorcon si recuperano l'altra chiave. Airazor muore senza neanche trasformarsi, quindi poi i cattivi creano la base, tipo creano dal nulla la base per creare il portale con la chiave trasportatura, che credo sia incluso i default nella chiave, perché se non me lo spiego. Comunque è molto figo perché sembra tipo la fortezza di Dark Mount in Transformers Prime.
Quindi qua gli Autobot e gli umani, Optimus finalmente capisce, grazie, e anche noi, che devono collaborare se vogliono vincere. Quindi disco Sony, finale bello, tutti alla carica a combattere, e attenzione, qui si trasformano i Maximal, si trasformano e non si vedono mai. Forse si vedono un pochino di più Optimus Primal, ma per adesso non si vede mai, anche perché poi dopo durante la battaglia si ritrasforma in animali. Quindi no, cioè, quindi io penso alle persone che hanno fatto il modello 3D, la modalità robot dei Maximals. Ma vi siete impazzati che non li hanno usati? Cioè voi vi spaccate il culo, vi impegnate per fare una cosa figa e loro non la usano. Io mi sarei offeso a morte. Comunque, durante questa battaglia, quando a un certo punto la macchina per fare il portale con la chiave transcurvatura, emana una botta di energia perché si sta attivando, riattiva l'Energon sotto il culo di Bumblebee quindi resuscita tipo Gesù, arriva durante la battaglia come Gesù, fa miracoli e infatti annienta un bel po' di nemici e di cattivi, perché giustamente quando si è creata anche la fortezza di Darkmont sono stati creati anche sul momento dei mini esseri senza cervello, cioè dei soldati senza cervello, tipo carne da macello da buttare. È un po' strano come funziona questa cosa qua. Comunque i Terror con Scantry hanno con loro l'energia oscura di Unicron, che se chiedete a me è l'energon oscuro, non so, magari finiscono questa energia perché diventano tutti delle pippe assurde, veramente diventano tutti delle pippe assurde, e quindi muoiono tutti, e alla fine muoiono tutti tranne Scourge è quello che sopravvive un pochino di più, e Noah e Elena, dove essendo umani piccoli avevano il compito di infiltrarsi nei tubi, non capisco perché c'hanno dei tubi, comunque nei tubi di questa fortezza, per mettere il codice di annullamento della chiave trascurvatore, così annullava tutto, e alla fine però non ce la fanno perché distrugge tipo il computer, anche se alla fine Elena ce l'aveva fatta, però boh, a quanto pare non ha caricato, quindi distrugge tutto e arrivano alla conclusione che bisogna distruggere tutto, quindi Optimus, dopo che ha fatto il culetto a Scourge, distrugge tutto e si sacrifica, era pronto a sacrificarsi, però Noah e Optimus Prime lo aiutano. E quindi poi finisce il film con tutti che vanno d'amore d'accordo. E ho dimenticato, non ho detto una cosa. Durante la battaglia finale c'è Mirage che muore per salvare Noah, come aveva promesso il fratellino di Noah. E diventa un'armatura per Noah, così Noah potrà combattere insieme al corpo, ai pezzi del corpo di Mirage. Io non so se... A me sinceramente come cosa, sul momento ho gasato, più ci penso più dico no, è una stronzata, ma grande. Però quindi poi alla fine si vede che Noah ha ricostruito Mirage, non si sa come, visto che partiva da un'armatura. Però ha preso i pezzi della forbice di Mirage e l'ha ricostruito. Va bene, facciamo finta che si possa fare. E quindi, vivono tutti felici in pace. Ma alla fine del film c'è uno che fa una proposta a Noah, che dice, guarda, noi abbiamo una squadra per combattere le cose che fanno male al nostro pianeta, le minacce globali. Ci piacerebbe che ti unissi. No, fa il finto donno, tipo, no, io non conosco niente. Io, lui proprio da spia, dico, no, non so di cosa stai parlando. Lui è già pronto, in realtà. E il tipo dice, ah, bravo, mi piace questa risposta. Quindi no, per ringraziarti che hai salvato il mondo, pagheremo tutte le spese mediche di tuo fratello, quindi lieto fine. Lascio il bigliettino comunque se ci pensi e vediamo la scritta Jejo. Apre la classica posa dietro la parete dove si vede il laboratorio segreto, si vede che stanno analizzando la navicella di Scourge e gli dice, io sta cosa l'ho trovata subito perché non mi piacciono i Jejo, sono dei giocattoli che io non credo di aver mai visto in Italia, sono vecchi, magari negli anni 80-90 sì. Io che sono dell'inizio del 2000, sono 2003, non ho mai visto questi giocattoli, non sono affezionato a niente di J.J., non ho mai visto neanche i film che hanno fatto, e quindi se o me li caratterizzano per bene, come stanno provando a fare nei fumetti che stanno uscendo adesso, che c'è Kirkman dietro, quindi speriamo che esca qualcosa fatto bene, e riprendo in Italia questi fumetti in teoria, dopo un pochino però io senza sapere niente dico, ma a me che me ne frega di questi J.J.O. o i Transformers, non mischiate i Transformers con i J.J.O. se non aggiungetemi anche Barbie fate prima, no? Tanto è in realtà questo. Adesso analizzando velocemente i personaggi, quindi la cosa che mi è piaciuta principalmente è che i Terrorcons, a parte i Maximas che non fanno niente,
quattro punti prima le reso. E i Terrorcons diventano scarsi tutto d'un tratto. Cioè, o hanno finito l'energia scura, perché è la base fra l'esercito di carne da macello, oppure non capisco perché sono diventati così scarsi. Però va bene, analizzando invece velocemente i robot, cosa fanno? Optimus è depresso, è cattivo, è arrabbiato in questo film, è deluso. In realtà nei film è nuovo, è tipo nuova questa cosa qua. Però noi la vediamo da un sacco di tempo, perché nella serie Netflix dei Transformers, lì anche lì Optimus era depresso. In realtà per chi non è fan della saga sfegatato come me, può apprezzare questa cosa qua, perché vede Optimus che prima è arrabbiato, poi quindi non si fida degli umani, poi si fida degli umani, quindi diventa più saggio, quindi è un arco narrativo fatto bene, che cresce, sviluppa delle cose, e quindi va bene, ci sta. Però uno che fa anche seguito tutte le cose che hanno fatto ultimamente, che parli un altro Optimus depresso, è arrabbiato e triste, cioè perché dai. E anche durante la battaglia finale lui dice: adesso ti mostro la vera potenza di un Prime. E io pensavo: minchia, adesso esce la matrice che fa un raggio di fotone, un raggio laser contro Unicron. E invece no, ti capita solo lo Scourge. Cioè dai, perché? Se un Prime è la matrice, usala. Ok che magari non provate a giocare in questo film, ma sai che figata, ti mostrerò la vera potenza di un Prime e fai il raggio laser dal petto della matrice. Era bellissimo. E invece non l'hanno fatto. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto, perché non capisco il senso di quella frase allora. Poi c'è Mirage, che Mirage è stupendo, ragazzi, Mirage l'hanno fatto veramente bene, è divertente, perché è divertente, è oggettivamente divertente. Crea un rapporto sia con Noah, sia col fratello di Noah, perché è bellissimo, che Noah e il fratello si chiamavano Sonic, e il fratello come si chiamava? Non mi ricordo come veniva chiamato il fratello alla radio, va bene? Però crea il suo nomignolo da radio, che è Knuckles, che è l'altro del coso di Sonic. E quindi è bello, crea un legame con gli altri, è bellissimo come cosa. Poi è figa anche la Porsche, poi è bella anche, fa gli orogrammi, e quindi ha anche bella citazione, che a un certo punto si trasforma nella macchina a Formula 1, come quello G1. Quindi secondo me Mirage ci sta come personaggio. Poi non si vede moltissimo nel modo di Transformers, da un bel po', quindi dai, buono, promosso. Bumblebee, hanno fatto una cosa furba con Bumblebee, perché Bumblebee non è iper conosciuto, vende un sacco di giocattoli e tutto. Quindi diciamo, sentite, Bumblebee è difficile da gestire, facciamo uno scompaglia per metà per tutto il resto del film, poi arriva la battaglia finale e diventa anche lui fortissimo come un Prime. Secondo me è stato bello, cioè furbo come hanno usato, che non capisco perché diventa così OP a un certo punto. Cioè non è che Bumblebee adesso è fortissimo, cioè comunque robottino, cioè non è che c'ha i cannoni, boh, non lo so. Cioè, secondo me è diventato troppo potente Bumblebee, veramente, è diventato troppo overpowered. Però alla fine sì, mi piace anche lui, la modalità robot è bellissima, io non vedo l'ora che facciano che siano i cinesi che fanno i loro miracoli di magia per creare un giocattolo bellissimo uguale al film, perché io già sto aspettando con ansia questa cosa qua, perché già c'è il modellino della Yolo che non si trasforma, però che è bellissimo, quindi sto aspettando solo quello, perché veramente visivamente è bellissimo, a differenza di Mirage che non è tanto bello, perché Mirage alla fine c'ha poche modalità, c'ha poche pezze della macchina addosso, c'è giusto sulle cosce la parte frontale della macchina, che però rende male. Poi c'ha le luci, c'ha qualcosina, c'ha il turbo qua sull'ombelico, però cioè, c'è la ventola, c'è la turbina sull'ombelico, però a parte quello niente di che. Poi c'è Arsi, promossa, anche se ne fa veramente poco, però il design è figo, combatte bene, è tipo quella che analizza le cose, che è collegata a internet, quindi si analizza le cose, tipo quella, tipo, non so come dire, non mi ricordo il nome del ruolo specifico, quale sia, comunque avete capito quello là, quindi anche lei è bella. Poi questi sono quelli primari, poi sono quelli che stanno un po' in giro nel mondo, quindi siccome ci sono palesemente altri Autobot, ognuno da qualche parte del mondo, per vegliare sugli umani, per neanche tanto di secondo quello, per indagare in giro. Quindi c'è Widget, che è in Sud America, quindi parla un pochino, parla con l'accento spagnolo, perché sì, ci sta, vabbè, comunque è arrivato sulla terra, è andato in Sud America dove si parla proprio spagnolo, parla con l'accento spagnolo, perché sente parlare gli umani con l'accento spagnolo, quindi secondo me ci sta, cioè secondo me ci sta benissimo come spiegazione. Il problema è che non è Widget, cioè non è Widget, Widget è un figo, qui è sempre il nerd sfigatino, il classico nerd sfigato, quindi non si fosse chiamato Widget sarebbe stato bellissimo quel personaggio, perché il design è figo, la trasformazione è figa, la cosa con gli occhialini va bene, però non è male come design, è tutto.
Poi anche il fatto che lì vivi in Sud America, quindi l'accento sudamericano lo rendeva apprezzabile. Però non è Widget. No, quello non è Widget. Gli avessi dato un altro nome? Sì, anche se non fa niente. Però non gli ho dato Widget con il nome, quindi delusione al massimo. Cioè, veramente potremmo chiamare Pablo come il meme su internet adesso. Però boh. Poi c'è Stratosphere. Stratosphere, ragazzi, è bellissimo. Non fa niente, ma visivamente è bellissimo. Il problema è che ha i baffi. Però a parte quello, Stratosphere, secondo me è più figo. Cioè, sarà io un fetish per qualsiasi robot che trasforma in aereo. Infatti per questo forza Decepticon. Però gli ho messo i baffi. Cioè, lui, praticamente, Stratosphere è... come si chiama? È Jetfire del secondo film. Boh, fine. Praticamente è lo stesso personaggio. Solo che lui è meno figo. Però a parte quello, sì. Poi abbiamo i Maximals, che c'è Optimus Primal, che va bene. Cioè, scimmia, Modern Robot si è vista veramente poco e non posso giudicare. Stessa cosa per Line, anzi, Line X e Cito sbocciati perché non fanno niente. Optimus Primal, almeno ricopre quello di quello saggio che si allea, che è già alleato con gli umani, fa tipo da maestro Optimus, tra virgolette. E il Razor, va bene, quella è anche prima si trasforma, quindi un po' meno. E invece Taylor con... Scourge è figo, Scourge è parecchio figo, Scourge mi piace anche lì che il suo mondo sta distrutto e lui è l'unico, è uno dei pochi che è sopravvissuto, mi sa che si chiama Buttercup e Nightbird ed è diventato, ed è schiavizzato da Unicron, quindi anche lì è figo, mi piace. Però Buttercup e Nightwing non fanno niente, cioè sono macchiette, quindi no, mi dispiace, loro due belli ma bocciati, cioè sono proprio il braccio destro e sinistro del capo dei cattivi, che già il capo dei cattivi è sottomesso al grande capo, quindi... belli, ma anzi, Nightwing non è resa neanche tanto bene, quindi ancora meno, ancora in più. Per il resto, bello, mi è piaciuto. Non so se avete notato questa kick, che quando c'è Eplink, ah giusto, vabbè, Eplink è un Optimus Primal con un po' più grosso. La cosa che ha dato fastidio, ah, prima questa cosa, non so se avete notato che la chiave transcurvatura, quando c'è l'inizio del prologo, è tipo solo cristallo, invece quando viene, è sulla terra, c'è tipo una cover, tra virgolette, di metallo, no? Che copre i bordi, secondo me quello è il meccanismo di sicurezza che hanno inserito i Maximals per mettere la password, secondo me è quello, perché ci sta pure come chicca visiva, cioè vuol dire che ci hanno pensato, quindi ci sta. Le cose brutte sono i Maximals che a parte non fanno niente, non si capisce dove vengono, se lo sa dal futuro, perché che fan sa, non c'è bisogno che vi spiega, che vi spieghi. Però chi non è fan dice, ma questi qua quindi perché li veniamo dal vostro futuro, dal vostro passato. Optimus Primal che, dice a Prime che ho preso il nome in tuo onore. Però non è che spiegano molto, quindi lì molto troppo nebulesco secondo me. E per il resto però carino, ci sta. Le trasformazioni forse in alcuni tratti troppo veloci, cioè fa me carpire per me queste trasformazioni. E invece boh. Quindi poi da fan queste cose mi hanno storto un pochino il naso, cioè io da fan gli darei tipo 6, 6 e mezzo, soprattutto per i JJ finali, perché i JJ finali veramente, l'ho già detto come penso, in Italia sono inesistenti, sono una cosa che è per lo più americana, quindi io dai fan di Transformers italiano dico che schifo, cioè non li voglio, cioè non lo so, datemi prima dei bei film sui Transformers, poi datemi i crossover. Questo senso, poi effettivamente è già il settimo film dei Transformers, quindi ci sta che voglio fare un crossover. Perché per tutti in realtà il settimo film dei Transformers, non molti sanno quello del debutto. Anzi, ho visto tutti quelli che hanno fatto le recensioni subito di quelli delle testate giornalistiche, neanche lo sapevano che era un debutto, quindi... Quindi sì, cioè, brutta come cosa perché fan vede che dice no, ma è un reboot, però vabbè, quindi ci sta. In realtà nei piani di Paramount ci sta che vogliono fare un crossover. Cioè, è sensato effettivamente. Io da fan piango, però va bene. Leggerò i fumetti, vedo se magari questa cosa di JJ mi intriga un po' o meno. Però non lo so, diciamo che è tutto nelle mani di Kirkman. E comunque, boh, questo in realtà. Cioè, non aggiungere nient'altro, perché anche in questo di spiegare gli Optimus, cioè questa aveva la potenza di un Prime, anche Scourge che gira Primus, che è il nemico di Unicron. E non ho mai detto che l'antone cattivo si chiamava Unicron. Vabbè, se avete visto il film lo sapete. Poi, pietà, è la prima volta che faccio una cosa del genere. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto o meno, perché avevo già provato a registrarlo, ma mi era venuto di 50 minuti e mi sembrava che durasse un po' troppo. Quindi adesso sono solo a mezz'oretta, direi che va bene. Ho detto in sintesi tutto quello che c'era. Sì, gli umani non li ho cagati più di tanto, perché in realtà gli umani...
C'è gente che dice: no, ma i robot devono avere questo rapporto con gli umani. Sì, avete ragione, però a me non mi frega niente agli umani. Non vedo l'ora che esca Transformers, con anche il film animato che deve uscire il prossimo anno. E io non vedo l'ora che esca quello, perché voglio, è ambientato su Cybertron prima della guerra. Io voglio quello, voglio solo i Transformers. Non me ne frega niente degli umani. Che è un peccato, sì, perché comunque i rapporti con gli umani nei cartoni sono fatti bene. Ma nei film, che c'è poco tempo, non è che li sviluppi neanche. Oddio, nel primo Transformers si erano sviluppati decentemente. Però no, vabbè, io anche qua, allora, gli umani anche qui sono decenti. Cioè, anche qua hanno la loro storia e tutto. Quella, mi piace molto di più di quella di Elena, perché empatizzo di più col fatto che è un fratello e tutto. Elena, sì, c'è la storia del padre, più o meno, c'è la storia del padre che è tassista, quindi l'ha fatto, facendo tutto più o meno per il padre. Per dire, guarda papà, anche io so, posso fare, sono coraggiosa. Però, cioè, secondo me si metteva un piccolo flashback veloce veloce del padre che parlava in taxi con le persone, sarebbe venuto molto più figo, empatizzare molto di più perché lo vedevi, invece del racconto, però no, comunque è un film nella media. Allora, secondo me non raggiunge Bumblebee, perché Bumblebee è fatto veramente bene. Bumblebee mi è piaciuto molto di più, però c'è anche un cast, ci sono anche meno robot da gestire, anche se qua li gestisci proprio male, tipo due che non fanno niente, anzi quattro. Però vabbè, quindi di tutto. Poi in realtà questo film prende molte cose, cioè il prologo è uguale a quello di Bumblebee, la trama è uguale a quello di Transformers 2, che devono trovare la chiave per attivare l'aggeggio cattivo, lo strumento che distrugge tutto. Quindi in realtà nel tre, che come Transformers 3, che arriva il raggio che sta arrivando Cybertron, qui arriva Unitron, e quindi non lo so. Cioè, per me, per la mia classifica di personale di film di Transformers, c'è Bumblebee al primo posto, e poi sotto metto Transformers del 2007 e Transformers della vendetta del caduto. So che per la vendetta del caduto molta gente dirà: ma come? Però ragazzi, ci sono affezionato da quando, ci sono molto più affezionato, perché io quel film l'ho adorato. Cioè ragazzi, c'è un fottuto Blackbird, parliamone, dai. E comunque, quindi a me quel film mi è piaciuto più di questo. Cioè, non è che è piaciuto di più, però ci sono stato affezionato. Quindi poi sotto metterei questo, Transformers 3, poi Transformers 4 e Transformers 5 sono una merda, quindi non so quali preferisco di due. Oddio, forse un pochino il 5. No. Forse per, non lo so, quelli è difficile da gestire. Comunque, ditemi cosa ne pensate di, se, di vostri pareri, che la vostra classifica dei film, se aspettate il film che deve uscire il prossimo anno, che deve essere animato, se vi sono piaciuti i personaggi, qual è il vostro robot che vi è piaciuto di più. Ditemi cose, che sono curioso, che mi mettere una bella conversazione. E perché a Netflix vi dico che su Netflix hanno aggiunto da poco i primi 10 episodi della nuova serie Transformers Earthrise, che in America adesso sono, credo anche su Paramount Plus, sono usciti già altri episodi, dovrebbero essere tipo a 18, se mi ricordo bene. Sì, comunque nel dubbio io in descrizione metto una playlist della serie in inglese, che è completa fino a quelli che sono usciti adesso, perché mi sembra che ad agosto devono uscire gli altri episodi per concludere la prima stagione. Comunque adesso su Netflix ci sono i primi 10 episodi in italiano per chi vuole. Quindi ragazzi, io quello che vi devo dire l'ho detto. Creiamo una conversazione bella e interessante, e ciao a tutti!